Salve, sono Andrea Porcheddu, sono il dramaturg del Teatro Nazionale di Genova. Sono qui per parlarvi di Grounded, il testo, il monologo, il bellissimo monologo scritto dal drammaturgo americano George Brent e portato in scena da Linda Gennari con la regia di Davide Livermore. Cosa c'è di importante in questo testo? Che perché è così vibrante? Perché è così necessario? Necessario che torni in scena adesso, in questo particolare momento, dopo il successo delle passate stagioni, della passata stagione. È importante perché stiamo assistendo impotenti ai venti di guerra che spirano da est, no? Alla minaccia di conflitto costante che c'è tra Russia e Ucraina, e questo ci fa pensare appunto a che cos'è la guerra oggi. In Grounded abbiamo la possibilità di scoprire quella guerra tecnologica, quella guerra fatta con i droni. Cosa sono i droni? Lo sappiamo per le riprese televisive, lo sappiamo per giocarci, no? Ma invece ci sono dei droni che volano sopra le nostre teste, che sono armatissimi, sono armi di distruzione potentissime che vengono pilotati da remoto, vengono pilotati da basi che sono negli Stati Uniti. Allora, la storia di Grounded è la storia di una Top Gun, di una pilota dei potenti F-16 statunitensi che si innamora, rimane incinta e per avere suo figlio deve rimanere a terra, deve, grounded, sta a terra e quindi deve lasciare l'azzurro, deve lasciare il cielo che tanto ama. E quando rientrerà finalmente in servizio, quando ricomincerà la sua attività di soldato, bene, verrà assegnato a un compito decisamente particolare, quello di pilotare i droni, pilotarli da remoto in una roulotte in mezzo al deserto statunitense. E da lì lei vede quello che il drone vede, ma comincia a vedere anche se stessa, comincia a riflettere su se stessa, sulla vita che sta conducendo. E allora Grounded ci porta in questa spirale intensissima di questo flusso di ragionamento e di racconto che Linda Gennari interpreta benissimo, in una regia che è quella di Davide Livermore, che come sempre nelle sue scelte artistiche firma una regia di grande impatto visivo e in questo caso anche di grande impatto sonoro, c'è cioè un surround, un flusso sonoro che ci porta quasi dentro la vicenda, ci immerge in questa vicenda. E allora perché? Perché è interessante seguire questo testo? Intanto, appunto, proprio perché ci parla di una contemporaneità che forse non conosciamo, che abbiamo sentito dire, che magari possiamo immaginarci, ma non la sappiamo così bene, e George Brent ci fa veramente vivere la giornata di un soldato americano, di un pilota americano alle prese con questi micidiali droni. E poi perché appunto, e questo racconto non è solo un racconto di denuncia forte, politica, ma è anche un racconto umano, intenso, vibrante, che commuove e fa anche ridere, sono certi momenti anche simpatici, ma che soprattutto appunto ci coglie, ci colpisce per la forza con cui racconta una vita, un'esistenza e questa battaglia combattuta da lontano con le armi della tecnologia e della scienza. Quindi Grounded, George Brent, dal 1 al 6 marzo al Teatro Ivo Chiesa.